come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Procopio Domenico, buonasera. È stata una partita difficile ma molto bella tecnicamente. Cosa pensa delle performance di entrambe le squadre? No, è stato un campo difficile dove la squadra, sia la nostra che la loro, si è comportata bene. Qua difficilmente si vince in questo campo. Diciamo che la squadra si è comportata bene oggi. Ok, degli avversari chi reputi sia stato il migliore in campo? Vabbè, il 10, il 9, il portiere, un portiere d'esperienza. Dei nostri, diciamo, De Sando è stato... ha fatto la partita alla grande. Infatti gli avevo previsto io due gol prima della partita. Ok, ti ringrazio. Eccoci con il portiere della Capistranese, Scarcia. Buonasera, come è stata la sua squadra in campo? Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, ci ha bloccato quel gran gol che ha fatto il numero 9. Un gran gol, e poi il secondo tempo abbiamo cercato di attaccare, abbiamo preso il secondo, siamo in partenza, quindi ci ha tagliato un po' le gambe. Ok, degli avversari chi pensa sia stato il migliore? Il portiere ha fatto una gran bella partita, gli attaccanti, ma in grosso modo è una bella squadretta. Ok, noi ci complimentiamo con te. Grazie. Grazie. Eccoci con il presidente della Capistranese, Proietti Francesco. Proietto Francesco. Sono parente di Giulio. Buonasera, come ha visto l'arbitraggio? Bravissimo, questi... il numero uno, non ne ho mai visti i bravi questo. Io gli taglierei il cartellino dove stavo. No, sono bravissimo. È stato bravo. Arbitrato bene, hanno meritato, quindi bravo. Anto, mi risponde al ok. Della sua squadra chi reputa sia stato il migliore? Ah, si sono impegnati tutti, dai. Siamo all'inizio, sicuramente avremo tanta strada per andare avanti. Okay. Complimenti a voi. Grazie, noi la ringraziamo per l'ospitalità e vi grazie a voi, buona buonasera. Eccoci con il guardialinea dell'SD New San Pietro, Gregorio Zancotti. Buonasera. Buonasera. Come ha visto la partita lungo la linea? L'ho visto benissimo, ho
oggi benissimo, ma non è stato nessuno fuori gioco, nessuno fuori. È stato bene. Ti è piaciuta? Sì. Okay. La vittoria è benissimo. Ringraziamo il dirigente della Capistranese Alessandro per questo gustoso dono. Vuoi dire qualcosa? No, grazie, tranquillo. Ok, grazie. Eccoci con il portiere dell'Estetigno San Pietro, Stefano Fabiani. Stefano, cosa pensi di questa vittoria contro una squadra molto combattiva come la Capistranese? È stata una grandissima vittoria, anche perché è stata una partita combattuta, soprattutto negli ultimi minuti, anche perché siamo rimasti tutte e due le squadre in 10 uomini, e quindi è stata una bella partita. Ok, del tuo infortunio, che nonostante ti sia fatto male hai continuato a giocare? Naturalmente devo stringere i denti, per una volta non potevo lasciare il campo. Ok, ti ringraziamo. Grazie. Troviamo il nostro grazie per la Capistranese dal campo di San Gregorio e tutte restituisca la linea.